Sì, Presidente, la ringrazio. Sì, diciamo che questa mozione è stata protocollata un po' di tempo fa, infatti purtroppo i tempi sono andati molto avanti. Ecco, noi abbiamo trattato il tema anche in Commissione Ambiente, insomma abbiamo trattato il tema dell'OSI, appunto di Castel di Guido, insomma che come conoscete tutti è una tenuta agricola, insomma, ecco, di proprietà della regione, ma sotto poi la gestione e la direzione comunque di Roma Capitale, come appunto è la tenuta del Cavaliere. Come molti sanno, la LIPO ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è un'associazione accreditata e registrata nell'albo delle associazioni del Ministero dell'Ambiente, si occupa da tantissimi anni ovviamente di difesa della biodiversità, dell'ambiente, della sostenibilità e delle specie protette. E appunto tutela e gestisce l'OSI di Castel di Guido, insomma, istruendo e insegnando l'educazione ambientale a molti bambini, a più piccoli, lottando per appunto evitare ogni tipo di inquinamento, si prodigano per evitare fenomeni come il bracconaggio, monitorano e controllano e ovviamente tutelano le specie protette volatili e non solo. In questo momento stanno monitorando appunto l'andamento di branchi di lupi che si stanno formando a Castel di Guido. Ecco, la LIPU ha convenzioni con varie oasi in tutta Italia, parliamo di 20 oasi e anche più, perciò insomma è un'attività che svolge non soltanto a Roma ma in tanti altri comuni italiani e lo fa ovviamente egregiamente. Lo fa da tantissimi anni perché l'attività che svolge a Castel di Guido avviene da circa 20 anni con una convenzione che appunto ha veramente come dire ha tessuto una collaborazione stretta con l'amministrazione capitolina, dove comunque ecco, la stessa amministrazione secondo appunto la mia opinione ma anche l'opinione di molti ambientalisti deve dar molto all'associazione LIPU, perché ricordiamo quello che fa ovviamente lo fa con spirito, ecco, di collaborazione e con amore per la difesa dell'ambiente. Come sapete bene, Castel di Guido è un sito di interesse comunitario, anche una zona di specie protette, insomma, perciò appunto riveste un ruolo naturalistico molto profondo, molto importante, che spetta all'amministrazione, all'istituzione, quella appunto della tutela e della salvaguardia. Noi chiediamo semplicemente di continuare questa attività di collaborazione, questo spirito di collaborazione che appunto ha investito l'amministrazione per più di 20 anni, continuando questo protocollo, insomma, ecco, questa attività di collaborazione stretta tra Roma Capitale e la LIPU, appunto stipulando una nuova convenzione, perciò ecco, ci auguriamo insomma, che appunto il Dipartimento Ambiente possa seguire questo indirizzo dato sia dalla Commissione Ambiente mesi fa, ma ovviamente oggi anche dall'Assemblea Capitolina. Perciò io mi auguro che questa mozione venga votata da tutti quanti. L'Associazione LIPU ovviamente è ben felice insomma, di continuare questa attività con molti volontari e con molti associati che ogni giorno non soltanto si occupano della tutela dell'ambiente a Castel di Guido, ma anche nelle altre aree verdi della capitale, perciò l'auspicio è quello appunto di continuare questa attività di interscambio e anche di stretta collaborazione in difesa dell'ambiente. Grazie Presidente.